bastone. Agagagagra. Bene a tutti bambini, io sono Bastone J-Pie Abuse e siamo di nuovo qua con un indie games di Xbox 360. Io mi chiedo da tanto tempo come hanno fatto questi giochi a entrare nel progetto indie games di Xbox. Cazzo, nel progetto indie games di Xbox c'è andato State of Decay, ma era un signor gioco. Un signor gioco era, cazzo! Ha venduto milioni di copie. Io mi chiedo come faccia questo gioco che si chiama Recall a entrare in questo progetto. Ma voi non avete idea di quello che vi aspetta! Voi non avete idea di quello che vi aspetta, perché avete visto il puttanone, no? E sembra, adesso sarà il classico gioco con le fighe, no? I puzzle da risolvere, vi mostrerò la figa. No, no, belli, guardate, è ancora peggio. È molto peggio di quello che pensate. Perché voi vedete la figona, guardate, guardate quanto carica innanzitutto. Voi direte, minchia, sarà un gioco in 3D della Madonna, ci vuole una Titanix per farlo girare. Guardate quanto carica, 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 carica. Ma non avete idea, non avete idea. Allora, guardate l'immagine, vedete, c'è un prato con un fiore. Spuntano delle fighe, piovono fighe. Guardate, piovono delle fighe. In un cilindro piovono delle fighe. Ma vi rendete conto? Ma che cos'è? Cos'è? Ma perché? Beh, io direi di andare avanti perché qua poi la situazione si mette male. Poi la demo è a tempo, figurati. Chissà cosa potrebbe spuntare. Chissà cosa potrebbe spuntare. Andiamo avanti. Allora, guardate quanto carica, vedete? Voi direte, minchia, ma che giocone, sarà un gioco complesso, sarà un gioco magnifico, bestiale, allucinante. Sì, 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 adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere che gioco è. Guardate, 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 carica, carica, guardate, questo gioco! Ma vi rendete conto? Cazzo! Cioè, queste skin, le skin dei muri, le faccio meglio io col Paint! Le faccio meglio io col Paint! Andiamo avanti, guardate, guardate l'arma come trema quando andate avanti, trema l'arma! Trema! Oh, guardate, ci sono le fighe aliene! Le fighe aliene con tanto di pantaloni aderenti e reggiseno. Cioè, questa è proprio bellissima. Quando muoiono lasciano una sborrata verde, del liquame verde. E questo, cosa? Guardate questo. Quello è il laser, eh. Quello dovrebbe essere un laser che spara a intervalli regolari. Guardate, guardate. Ma voi non l'avete visto, perché da qua sembra che sia veramente un laser. Andiamolo a vedere vicino vicino. È un cilindro! È un cilindro, cazzo! Cazzo, è un cilindro. Madonna, mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Questo gioco viene venduto. Cos'è sta roba? La pignata! Questa è la pignata messicana! Para 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 para. Ma si può mettere la pignata messicana? Ma poi cos'è che cade? Cos'è che sono questi power up? Cos'è? Ma perché siamo nello spazio? Ma perché ci sono le fighe aliene? Spiegamelo, spiegamelo! Madonna, ma non si capisce un cazzo. Guarda, è saltata fuori da dove? Ma io dico, guarda, è veramente una cosa oscena. Oscena! Oscena! In questo programma qua, Xbox Indie Games, cioè, cosa? Madonna, madonna, ma lo state guardando? Lo state guardando? L'avete visto che cos'è quello? No, ma voi l'avete visto o no? Hanno rubato la TST di Star Wars, l'hanno rimpicciolita, gli hanno messo due occhi da strabico, gli hanno colorato le braccia e le gambe di rosso. Guardate! Guardate che roba! Madonna! Madonna, madonna, madonna! Oddio! Oddio! No, l'hanno fatto davvero! L'hanno fatto davvero! Hanno rubato la TST da Star Wars! Porca puttana, porca! Porca puttana! Non ci posso credere! Oddio! Ma cos'è? Madonna, madonna mia, madonna! Non ci posso credere! Questo è proprio... Io non ho mai visto una roba del genere! Adesso siamo arrivati, oltre al puttamo, al puttane, allo spu... Guarda, le puttane aliene col cervello di fuori! A parte quelle, no? Ma io dico, scusate... Allora, la grafica fa schifo al cazzo, proprio fa schifo al cazzo! Doom 1... era un capolavoro, ed era a livelli praticamente così, che non si saltava e tutto. Oh, guardate, questo è una roba oscena, oscena,
Ma poi io vi ho detto, no? Ho visto di tutto, grafiche di merda, roba puzzolente, le fighe aliene, va bene tutto. Ma una cosa che puoi rubare la TST da Star Wars, rimpicciolirlo, colorarlo di rosso e metterlo nel tuo gioco di merda? Ma puoi rubare la TST? E questo gioco viene anche venduto. Cioè, capito? Se la LucasArts andasse da loro e gli dicesse: guardate che state vendendo un gioco che c'è una mia proprietà intellettuale dentro, capito? Ma questa è una roba pazzesca. Ma poi rovina l'atmosfera, che già l'atmosfera è una roba oscena. Oscena. Le fighe aliene sono fatte discretamente bene, quello sì, però quando muoiono scompaiono, hanno delle animazioni che puzzano. Ma io dico, ma puoi rubare le cose? Ma poi questa roba della pignata messicana qua, che ci sono nel soffitto, ma che senso ha? Cos'è? Ma poi cos'è che cade? Io le prendo, ma cosa sono? Cos'è? Non si capisce un cazzo, non si capisce veramente un cazzo. Poi c'è un laser che è un cilindro che va a caso. Puh, questo è un gioco che viene venduto a 95 centesimi. Fate voi, io preferirei andare dal panettiere con 95 centesimi, prendermi due pagnotte di pane, piuttosto che questo aborto di gioco, perché questo non si può neanche definire un gioco. Questo neanche un panzone nella sua cantina potrebbe fare una roba del genere. Neanche un ciccio merda potrebbe fare un gioco peggiore di questo. Perché questo è proprio il peggio del peggio. Almeno già Panorama, che io l'ho insultato tanto, aveva un senso, no? Vi faceva vedere le foto. Era assurdo, perché comprare delle foto è una roba da parapsicotici. Però, guardate questo, ma poi che senso ha? Ma io prendo queste robe gialle, ma cosa sono? Cosa fanno? Cosa servono? Cos'è? Boh, non si sa. È tutta una roba oscena. Poi ci sono queste figaliere, guardate ancora la TST, guardate, la TST rubato, proprio sembra uno sprite, ma secondo me è uno sprite. Non è neanche un poligonale, non è in 3D, è uno sprite, praticamente. Non hanno neanche fatto la fatica di creare qualcosa in 3D, proprio sprite qua! È la sprite quella che si beve! Assurdo, questa è una roba assurda. C'è madonna, adesso siamo arrivati al furto degli oggetti eppure, capito? Tra un gioco e l'altro si fottono la roba! Fra un po' gli rubano Yoda! Madonna, gli rubano Yoda fra un po'! Bene, basta. Ora vi saluto, basta, chiudiamola qua. Un bacino sulla figa delle vostre sorelline e ci ribecchiamo al prossimo video. Qualcuno mi deve spiegare ancora cosa ci fa questa tettona morta in home page. Tanti like per Capobassone. Agagagagra.